anche per questi rischi di realtà sociale, chi non si può permettere alcuni materiali va in questo punto e trova un materiale che può essere riutilizzato. Quindi oltre alla sala del riciclo abbiamo anche quella del riuso. Anzi, invito anche poi a seguire costantemente i centri di riuso regionali, perché oltre al nostro ce ne sono 14, perché sono servizi di tutta la regione Marche, quindi chi vuole può anche andare sul sito del comune di San Lorenzo in Campo e vedere i materiali disponibili e recarsi poi eventualmente a scambiare i prodotti anche sul nostro territorio, sempre nell'ottica del rispetto dell'ambiente. Una questione poi importante per la raccolta differenziata proprio è quella invece dell'ecocentro. Perché l'ecocentro è importantissimo? Perché quando un comune attiva un servizio quale quello della raccolta porta a porta integrale, sono dei materiali che non possono essere raccolti a livello domiciliare, materiali ingombranti, legno, sfalci, cioè materiali che devono essere invece portati nei punti d'accumulo. E di fianco al centro del riuso noi abbiamo questo ecocentro, un ecocentro dove la cittadinanza si reca per portare questi materiali che non vengono raccolti a livello domiciliare, ma che contribuiscono in maniera determinante anche ad aumentare la raccolta differenziata. E qui abbiamo anche utilizzato in un container la raccolta dei rifiuti ingombranti, e questi vengono portati in un impianto tipo quello che spiegavano prima i due relatori, cioè un impianto di selezione dove il materiale grigio viene selezionato e porta quindi quel materiale riciclato a farlo per la fine lì, quindi per la produzione di quei prodotti, che poi quindi viene messo in circolo e permette di aumentare anche quella voce, di aumentare la raccolta differenziata. Una questione importante poi che è da sottolineare è anche quella della finalità economica di una raccolta, quale quella del porta a porta, perché rispetto ad una raccolta stradale aumenta anche il numero di persone che vengono impiegate in questo servizio, e in un periodo di crisi economica quale quella attuale ha permesso anche a molti ragazzi di trovare un impiego su un'azienda che lavora sul nostro territorio. E già questo potrebbe essere un motivo aggiuntivo per intraprendere la strada del riciclo. Quindi, in poche parole, attivare un servizio, quale quello della raccolta differenziata, e farlo su una base del porta a porta ci garantisce queste sicurezze importanti, che sono una quantità maggiore, una qualità migliore del materiale riciclato, una possibilità economica per il territorio, e soprattutto sensibilizzare la cittadinanza su altri temi, quali quello del riuso e della riduzione dei rifiuti. Infatti noi nel 2010 producevamo pro capite, quindi ogni cittadino produceva 467 kg di rifiuto, nel 2011 abbiamo prodotti 370, quindi quasi 100.000 in meno, e quest'anno siamo a 270-280 kg, quindi anche lì c'è una diminuzione costante del materiale che ogni cittadino produce. Altre questioni importanti che poi forse verranno anche dette dopo dal successivo relatore, oltre alla raccolta dei rifiuti, importantissimi sono anche le questioni legate ad altre azioni che si possono mettere in atto su un territorio, su un'amministrazione comunale, che sono ad esempio quella della casetta dell'acqua Fonte Alma, cioè un erogatore di acqua pubblica. In poche parole, come funziona? La cittadinanza si può avvalere di questo erogatore di acqua sia naturale che frizzante, che viene costantemente controllata e filtrata da un macchinario, si reca lì la cittadinanza, e questo permette di avere innanzitutto un risparmio economico, perché l'acquedotto viene pagata 5 centesimi rispetto al costo ben più alto dell'acqua in bottiglia. E poi abbiamo anche un'acqua controllata, quindi anche a livello sanitario, su tutte acque sicuramente controllate. E poi abbiamo anche una riduzione della produzione di rifiuto, in quanto consumando di meno acqua in bottiglia di plastica, si riduce anche il consumo di plastica, di produzione di rifiuto. Altre iniziative potrebbero essere quelle dei pannolini biodegradabili, che vengono utilizzati anche in collaborazione con le scuole, vengono proposte alle famiglie, e quindi anche lì abbiamo una riduzione di materiale grigio che altrimenti sarebbe portato in discarica. Quindi invito ogni amministrazione comunale a intraprendere questo studio di queste possibilità sulla raccolta dei rifiuti, e poi portare la cittadinanza con azioni costanti e conseguenti ad un maggiore rispetto dell'ambiente. Grazie.